Recanati è pronta per la notte del giovane favoloso sabato 11 di ottobre, il giorno prima della proiezione in tutte le sale del film di Mario Martone su Giacomo Leopardi. Si attende quindi il grande evento di domenica con una serata all'insegna della festa. Ci saranno in tutto il centro storico animazioni, musei aperti, spettacoli dal vivo e giochi. La città di Leopardi ha pensato di ritornare nell'Ottocento. Sentiamo il sindaco Francesco Fiordomo. La notte del sabato del villaggio, dell'attesa per le anteprime nazionali del film, Recanati tornerà ai tempi di Giacomo Leopardi. Non è una rievocazione storica, è un modo delicato, affettuoso di ricordare Giacomo Leopardi con la palla al bracciale, con i giochi dell'epoca, la musica, la lirica. Anche il commercio partecipa all'iniziativa, tutti i negozi rimarranno aperti per l'occasione sabato 12. L'assessore al commercio Roberta Pennacchioni. È un ritorno all'Ottocento per Recanati, quindi dall'attività commerciale che trasforma la sua vetrina al bar che fa il menù a tema, quindi per tutto sarà curato nei minimi dettagli da parte dei commercianti e di tutte le attività. L'assessora alla cultura Rita Soccio. Un progetto, quella del giovane favoloso, che è culturale ma allo stesso tempo strutturale. È un miracolo per cui le vie di Recanati si sono unite tutte, quindi ci sono le attività produttive che si sono unite con le associazioni culturali e non solo, insieme all'amministrazione, che abbiamo appunto tutti insieme collaborato per avere poi un unico risultato, che è quella di cercare di valorizzare al meglio la nostra città. E poi domenica 12 ottobre il gran giorno, quello della proiezione del film Il giovane favoloso. Ancora emozionata l'attrice recanatese Gloria Gergo, che interpreta Silvia nel film. È stato un esploit di emozioni, insomma, però sono stata davvero molto contenta del lavoro fatto, della soddisfazione anche di Martone stesso. È stato molto felice di avermi, insomma, nel suo gruppo, e quindi mi ha fatto molto piacere. Mi ha sempre detto: sì, te stessa, non ti preoccupare, non farti problemi, e quello che ho fatto fondamentalmente.